Cari fratelli e sorelle, cari bambini, per 50 giorni la Chiesa celebra il mistero pasquale. Così viene messo in luce che l'esperienza di Pasqua è qualcosa di stupendo, un'enormità che si può appena esprimere in parole, un avvenimento che prima vuole essere digerito. La durata di 50 giorni indica quanto era intenso lo scambio dei discepoli fra di loro e con il Signore risorto, fino al momento che entrarono nel pubblico del mondo che nella loro testimonianza pasquale nella forza dello Spirito Santo. L'incontro con il Signore risorto, la comunione a tavola con Lui, l'esperienza della sua ascensione al cielo, tutto ciò ha trascurato le dimensioni del capire e comprendere umano. Si è costituito, come dirà San Paolo, proprio una nuova creazione. Il cielo è aperto, l'adito nel mistero di Dio è libero, la via è Cristo, il Signore crocifisso e risorto. Anche per noi la fede pasquale è il decisivo punto di partenza per la nostra esistenza cristiana. Crediamo e confessiamo egli che gli uomini hanno appeso ad una croce e il vivente. Nella virtù del suo Spirito vive in mezzo a noi e dentro di noi. È l'immagine del Dio invisibile, eppure è il nostro fratello, anzi il fratello di tutti gli uomini. Perciò la celebrazione della Sacra Liturgia è fonte e apice di tutta la vita cristiana, come ha affermato il Concilio Vaticano II. Perché qui, nella celebrazione della Santa Messa, il Signore risorto è veramente presente. Ci spezza il pane e ci apre la via verso l'amore indistruttibile di Dio. Egli stesso è la via. Nella virtù dello Spirito Santo camminiamo per Cristo verso il Padre. Celebriamo questo in un modo speciale nella Santa Eucaristia. Null'altro agire della Chiesa equivale a questo. Però l'esperienza pasquale dei primi cristiani significa anche che in questa fede e in questa celebrazione della comunione con Dio e fra di noi viene a luce un nuovo modo di vivere. Viene costituita una nuova comunità che fa risplendere in mezzo al mondo l'alternativa di Dio. Questa nuova comunità e questo nuovo modo di vivere deve incidere su tutte le dimensioni della nostra vita, sul nostro lavoro, sulla famiglia e anche sulle grandi missioni del campo politico e economico e culturale. Non si può limitare lo spirito creativo che ha risuscitato Cristo dai morti. È la dinamica di Dio stesso che chiamiamo Spirito Santo, la dinamica che vuole tirare tutta la creazione per Cristo verso le braccia di Dio Padre. Da uomini pasquali partecipiamo per mezzo della nostra fede, della nostra carità in questa grande opera di rientro in patria del mondo intero. La comunità pasquale della Chiesa non è soltanto una idea, è una realtà propria della maniera in cui
ci viene descritta negli Atti degli Apostoli. Espressamente gli Atti citano i nomi degli Apostoli, la madre del Signore, i suoi fratelli, e così via lungo la storia. La Chiesa rimane una comunità visibile del popolo di Dio, con persone concrete. Questo vale anche oggi. Siamo collegati in ogni celebrazione della Santa Messa con il successore di Pietro, con tutti i vescovi, con tutti i fratelli e sorelle del mondo intero. E noi siamo chiamati di essere i suoi testimoni, come il Signore lo dice ai suoi discepoli prima della sua ascensione, proprio all'inizio degli Atti che veniamo di ascoltare. Proprio qui a Roma, questa concreta comunità visibile della Chiesa prende la sua forma più evidente, una Chiesa universalmente presente nel mondo intero e dovunque collegata nella comunione a vicenda dello spirito di preghiera. Il ruolo preminente di Roma e dei successori di San Pietro è fondato nel Vangelo stesso. Pietro, cui il Signore ha affidato la sua Chiesa, è morto qui a Roma e il Pietro per noi oggi si chiama Benedetto XVI. Questo è stato importante pure per San Corbiniano nel secolo VIII. Sapeva che il collegamento a Roma era di straordinaria importanza per la realtà e il futuro della Chiesa. Perciò è venuto qui a Roma con l'orso addomesticato che aveva indossato il bagaglio del Santo per riassumere di nuovo con il mandato del Papa il suo ministero nella Baviera. L'essere mandato dal Papa ha posto Corbiniano al centro della missione universale dell'unica Chiesa. Sono lieto che si può ammirare questo grande vescovo fondatore della nostra arcidiocesi, adesso anche in questa Chiesa. È presente con la statua che lo mostra con l'orso. Se io da successore di San Corbiniano e da secondo successore del Cardinale Ratzinger, come arcivescovo di Monaco e Freising, celebro qui in questa Chiesa San Corbiniano insieme a voi i Sacri Misteri, questo è un segno potente per il cammino continuato della Chiesa, partendo dal mistero di Pasqua fino alla fine del mondo, fino al secondo avvento del Signore. Siamo chiamati insieme a testimoniare vivamente la fede che Gesù esprime nella sua preghiera di sommo sacerdote. Questo è il modo per avere la vita eterna, conoscere te, il solo vero Dio, e conoscere Gesù Cristo, colui che tu hai mandato. E nel Vangelo odierno il Signore sottolinea, prima della sua ascensione, la missione universale di rendere testimonio a Dio Trinitario davanti al mondo intero. Questa missione ci unisce di nuovo voi e noi, qui a San Corbiniano nell'Arcidiocesi di Monaco e Freising. In questa preghiera Gesù indica una verità della nostra fede, che è di un fascino estasiante e che distingue profondamente questa fede cristiana da altre religioni. Ciò che Dio abita e agisce in noi per mezzo della sua parola e del suo spirito, che il Dio onnipotente non ci rimane estraneo, ma vive dentro di noi e noi dentro di Lui. Sappiamo, Egli è con noi e dentro di noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa comunione reale
deve essere testimoniata per la vita della Chiesa. Ecco, a questo noi insieme siamo chiamati. Per questa missione di rendere testimonianza della fede pasquale, ora in una nuova comunione, vi prometto il mio impegno e la mia preghiera, e vi chiedo la vostra preghiera per il mio ministero. Amen.